Ciao a tutti ragazzi, io sono Davide, vi do il benvenuto al canale e oggi in colpevole ritardo finalmente andiamo a spacchettare B-Max Climax. Eccolo qua, abbiamo due booster box che andiamo ad aprire nel video di oggi. È per distacco il miglior set del 2021. Onestamente non vedo come Pokémon Company possa riuscire a fare un set migliore in questo 2022. Veramente devono fare una mossa incredibile per cercare anche soltanto di eguagliare un set così fenomenale da tutti i punti di vista, ragazzi. Dal punto di vista artistico, quasi inarrivabile. Dal punto di vista di quantità di carte eccezionali, anche inarrivabile, veramente. Non ho nessun problema a dire, e mi sono già esposto anche in dei video precedenti, che secondo me è uno dei set migliori proprio di tutti i tempi, ragazzi. Questo qui è uno dei picchi, proprio in generale, per quanto riguarda il TCG di Pokémon. Ragazzi, quello che vado a fare è, come sapete, innanzitutto ci sono 10 pacchetti per booster box, essendo un set speciale, non un set regolare giapponese che solitamente ne ha 30. Quello che vado a fare è mischiare questi 20 pacchetti per dare un po' la sorpresa di quando andiamo a trovare la fuoriserie, tra virgolette, garantita in questi pacchi. Proprio vado così, in maniera molto, molto grossolana, a mischiarli soltanto per dare un minimo di parvenza di casualità alle fuoriserie che andiamo a trovare. Ragazzi, se ancora non l'avete fatto, già vi invito a mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale, seguirmi anche su Instagram e entrare nel gruppo di Telegram con il link in descrizione. Tra l'altro abbiamo appena ristoccato nel Davizar Store proprio B-Max Climax. Passate sul Davizar Store in generale per vedere tutti i prodotti Pokémon giapponesi che ci sono. E anche, ragazzi, con restock direttamente in pronta consegna, perciò si può usare il codice DAVIZAR5 per il 5% di sconto. Abbiamo il primo pacchetto appunto di V-Max Climax. In ogni pacchetto è assicurata una B o una V-Max e anche qualche olografica. Ecco la prima olografica di Gardevoir, un bellissimo Houndoom sempre olografico colpo singolo, e uno Zacian V. Oh, abbiamo anche la prima CHR che andiamo a trovare, è questo bellissimo Banett, alla grande, una bellissima carta con Esther, credo, è l'allenatrice, una bellissima, bellissima carta, ragazzi, veramente artisticamente, poi pure veramente perfette anche dal punto di vista della qualità della stampa, non c'è neanche una print line, centratura perfetta, art fantastica, partiamo direttamente con il botto, e questo è quello che, diciamo, vogliamo con un set, andando a spacchettare un set. Non so perché con i set delle lingue occidentali Pokémon Company ancora non è riuscita a fare un set di questo livello. Anche lo stesso B-Max Climax alla fine l'hanno alla fine sparpagliato in diversi set. Purtroppo non ci sarà un equivalente uno ad uno di questo set nelle lingue occidentali, ma le art saranno un po' buttate in 3-4 set diversi. Già alcune usciranno con il prossimo Astri Lucenti. Abbiamo un Urshifu B-Max colpo singolo e abbiamo anche la seconda CHR, ragazzi, siamo in streak. Questo qui è un bellissimo Fluffy con Elesa, credo. Poi, ragazzi, tra l'altro dico i nomi degli allenatori in inglese. Ragazzi, cioè, carte fantastiche. È la prima volta che le ho fra le mani. Come dicevo, sono in colpevole ritardo con lo spacchettamento di questo set, ma è veramente da innamorarsi. Poi, tra l'altro, ho trovato due Pokémon con due delle migliori waifu, perciò tanta roba. Sono anche un po' in difficoltà per capire cosa mettere sullo sfondo. Forse le V e le V-Max devo evitare di metterle là dietro, se no qua diventa molto molto affollata la situazione, molto molto in fretta. Quello che si trova alla fine in un booster box di V-Max Climax è in media fra le 3 e le 4 CHR, che sarebbero un Pokémon con il suo allenatore di riferimento e un'arte alternativa, una CSR, che sarebbe un Pokémon V o V-Max, sempre con il suo allenatore di riferimento, e ogni tanto si trova un allenatore full art o addirittura una, diciamo, ultra rara, che sarebbero le Gold e Black, carte bellissime, soprattutto quella di Pikachu V-Max o di Rayquaza V-Max. Ragazzi, non vi vado neanche a nominare, queste qua sono le reverse che sono nel set, con Gloria, carino questo genere di reverse. Abbiamo Moltres V, per ora lo mettiamo sullo sfondo, dico non vi vado neanche a nominare la possibilità di trovare un God Pack, perché se non l'avete già visto, ragazzi, sul canale ho già trovato in passato
un God Pack di Shiny Star V, ragazzi, mi stavo sentendo male, il canale era molto molto piccolo, ancora siamo abbastanza piccoli, ma all'epoca stavo aprendo un booster box di Shiny Star V per celebrare addirittura i 100 iscritti al canale, adesso siamo più di 20 volte tanti, abbiamo un Charizard olografico, una delle carte olografiche, anzi no ragazzi, la carta olografica migliore che si può trovare in questo set è proprio questo Charizard, è quella che ancora ritiene un po' di valore in virtù di essere proprio un Charizard, e abbiamo anche la CHR, ragazzi, sto trovando tutto all'inizio, per questo ho mischiato i pacchetti. Quindi questo Charizard lo mettiamo da parte, questa qui è la CSR, ovvero la fuoriserie, tra virgolette, garantita del primo booster box. Abbiamo questo Galarian Zapdos V con Sonia, una carta molto molto bella, ragazzi. Oggi siamo in Strictly Waifu, tutti i Pokémon che sto trovando sono con delle belle ragazze dell'era Spada e Scudo. Neanche a dirlo, ragazzi, la carta più costosa del set è Galar Friend, ovvero Amici di Galar. È una carta che va a raffigurare noi in quanto personaggio principale del videogioco, con Gloria, quindi la nostra versione sia al maschile sia al femminile. Eccoli qua, questa qua sarebbe la carta, sarebbe Galar Friend, appunto, con la nostra versione maschile, quella femminile, e poi Bede, Marnie e anche, non me lo ricordo come si chiama, Hop, sì. Però nella versione full art, ed è la carta più costosa del set perché va a richiamare questo Snorlax bellissimo. Abbiamo uno Senti Scorch V e una Reverse che non ci interessa più di tanto. Dicevo, la carta Galar Friend va a richiamare la carta Alola's Friend, che invece è un'esclusiva giapponese, non è arrivata mai nei nostri set occidentali e si trovava in un prodotto molto esclusivo che era uscito intorno al 20° anniversario, perciò 5-6 anni fa. Quella carta adesso in PSA 10 vale più di 2000 euro. Perciò, diciamo, un po' trascinata dalla popolarità di quella carta, Galar Friend va a seguire le orme. Ragazzi, qua continuiamo con le waifu e le CHR bellissime. Questo qui è, ragazzi, un'altra carta fantastica, bellissime. Poi la qualità, io un po' di persone mi hanno detto che hanno trovato dei booster box dove le carte avevano un po' di print line. Io per ora sto trovando carte perfette, ragazzi, veramente perfette. Tra l'altro, un set così allucinante come V-Max Climax, ragazzi, va, almeno a mio avviso, è quello che andrò a fare io, andrò a fare il Master Set. Devo ancora decidere se vorrò veramente tutte le carte, incluse le reverse, perché andare a cercare poi una per uno le reverse holo, che anche non valgono tanto dal punto di vista economico, perciò non è più uno sforzo economico, ma più uno sforzo proprio di ricerca, di andarle a beccare in giro. È una cosa abbastanza impegnativa. Sicuramente avrò un master set base, perciò quello escluse le reverse. Sto anche contemplando di avere proprio il master set, quello definitivo, con anche le reverse. In verità, non avendo le reverse, non so neanche quanto si possa considerare master set. Forse sto un po' usando il termine in maniera impropria. Andiamo con il prossimo pacchetto. Cosa mi piacerebbe trovare, ragazzi? Il sogno sarebbe trovare, come molti di voi che seguono il mio canale da un po', sono un amante di Nessa, e chi non lo è, sono un buon gustaio, sono fra i buon gustai, e Nessa, ragazzi, è proprio la mia waifu Pokémon preferita. Ci sta una carta full art di Nessa in V-Max Climax, il sogno sarebbe trovarla. Non è una carta costosissima, intorno ai 30-40 euro si può trovare, ma più il gusto di trovarla e sbustarla io, piuttosto che appunto il valore della carta. Le carte allenatori full art non sono facilissime da trovare. Per quanto riguarda i God Pack che si possono trovare dentro V-Max Climax, ce ne sono di tre tipi. Uno con tutti i Pokémon V e V-Max con i loro allenatori, perciò tutte le, diciamo, CSR. E altri due tipi di God Pack sono due tipi con degli allenatori diversi. Uno con degli allenatori non Gym Leader e l'altro con tutti gli allenatori Gym Leader, appunto, di Spada e Scudo. Ancora niente da questi pacchetti. Io direi che per quanto riguarda il primo booster box abbiamo trovato praticamente tutto. 4 CHR bellissime, devo dire, una dopo l'altra. Veramente all'insegna delle waifu, per fortuna, perché, ragazzi, sono anche le carte più costose. Siamo tutti buon gustai, non negatelo. Io lo so, voi lo sapete, lo sappiamo tutti. Perciò non c'è bisogno che aggiungo altro, se no capace pure che mi demonetizzano il video.
Ah, ragazzi, per favore, mettetemelo un bel like a questo canale. Abbiamo un'altra carta CHR, bellissima, bellissima anche questa qui, un'art fantastica. Forse fra le art che ho trovato è una delle mie preferite. Bellissimo questo Octillery, sì, con una pescatrice, un'altra donzella. Carinissima art, carinissima, veramente, veramente una bella carta, ma... Andare a cercare carte non belle in VMAX Climax, soprattutto fra le hit, ovvero le V, le VMAX alternative come le CHR, è un'impresa, ragazzi. Una meglio dell'altra sono. Come dicevo, la mia carta preferita è Nessa per ovvi motivi, ma dal punto di vista artistico ce ne sono delle altre che sono veramente delle bombe eccezionali. Il sogno sarebbe trovare un God Pack anche di VMAX Climax, ma non voglio chiedere troppo, ragazzi. Per qua, un altro Charizard lo prendiamo stravolentieri. E abbiamo un bellissimo insomma, ma un Centiskort VMAX Charizard, ragazzi, finché vengono li prendiamo volentieri. Charizard possono venire quanti ce ne vogliono, doppioni, veramente non c'è nessun problema, li prendiamo tutti. Ok, vediamo il prossimo pacchetto. Dicevo, dal punto di vista artistico, veramente c'è da mettersi le mani nei capelli per selezionare una top 10. Ecco la Nessa, ragazzi. Dovessi trovare la full art di questa, ragazzi, mi sento male in diretta. Non tanto per il valore economico, ma quello che ha nel mio cuore. Guardate quanto sono un romanticone, ragazzi. Per Nessa divento un romanticone. Abbiamo ancora una CSR da trovare in questi pacchetti che rimangono. Vediamo un po' come va. Tra l'altro, ragazzi, sul canale prossimamente andremo a fare altri spacchettamenti veramente di un certo livello prossimamente. Sono arrivato in ritardo per quanto riguarda VMAX Climax, ragazzi, sono stato straimpegnato con il lavoro, con altre cose che neanche vi sto ad annoiare elencandovele. Però il prossimo video che uscirà, probabilmente domenica prossima, sarà un video di spacchettamento mettendo a confronto proprio VMAX Climax e Shiny Star V. Perciò, se siete interessati a un confronto fra i due set speciali giapponesi migliori, moderni, veramente degli ultimi tempi, mettete un bel like a questo video e accendete la campanella. Seguitemi, ragazzi, questo pacchetto è una bomba incredibile. Abbiamo trovato la seconda CSR che ci aspettavamo, che è questo Moltres V con Gloria. Una carta fenomenale e anche credo che ritiene un po' del valore, essendo Moltres V un Pokémon decisamente popolare e Gloria anche una delle carte più costose del set nella sua versione full art. E poi abbiamo Zekrom con N, una carta, un artwork, ragazzi, questo è fuori dal mondo. Chi ha fatto questo artwork non so che serata ha passato, ma qualche... non posso dirlo, ragazzi, mi chiudo nel canale, però voi sapete... Si è fatto un bel trip questo signore quando ha fatto questa carta, il buon Akira Egawa. L'avrò pronunciato come un cane, perciò mi scuso, ma una delle art più belle, senz'altro. Una delle art più belle, condizioni anche questa fenomenali, perciò alla grande. Per ora non ho nessun doppione per quanto riguarda le CHR, il che è un gran bel andare. Continuiamo così. Penso che dobbiamo trovare ancora un'altra CHR, se non erro. E poi speriamo, ragazzi, speriamo di trovare qualcosa di fuori proprio dal cilindro, come un allenatore full art o qualcosa del genere. Abbiamo un Mimikyu V e un altro Vaporeon. È la seconda volta che trovo questo Vaporeon come reverse holo. Prossimo pacchetto. Dico, ragazzi, sì, quindi... Andiamo a spacchettare tanta altra bella roba, mettiamo al confronto due set meravigliosi, ma anche abbiamo anche altri video in canna molto molto buoni. Per esempio andiamo a aprire una Golden Box giapponese, sempre una box speciale direttamente del Pokémon Center. Andiamo ad aprire anche Starbirth, che è il nuovo set giapponese che è già uscito. Quindi ne abbiamo di cose interessanti all'orizzonte, seguitemi, entrate anche su Telegram, ragazzi, ci sta una bella community, ci si scambia consigli, opinioni, veramente veramente un bel ambiente divertente, perciò vi invito a entrare anche nel gruppo di Telegram, appunto. Abbiamo un Orbital VMAX e abbiamo un Malamar, ragazzi, questa qui è un'altra delle carte sottovalutate. A me quest'art piace tantissimo, veramente veramente cattivo questo Malamar. Una volta nel gruppo proprio di Telegram credo di aver detto niente Malamar e sono stato bannato. No, non è vero, non mi possono bannare perché sono per fortuna
l'admin del gruppo, però avrei meritato il ban, ragazzi. Quando ho detto niente Malamar, il ban, onestamente, me lo meritavo. Andiamo con il penultimo pacchetto. Non credo che adesso di carte assicurate abbiamo nient'altro che rimane. Abbiamo praticamente trovato tutto quello che ci aspettavamo da due booster box di VMAX Climax. Abbiamo pescato veramente, veramente bene. Abbiamo anche un bel Rayquaza VMAX che assolutamente ci serve. Non credo di aver fatto nessun doppione con le carte che alla fine hanno veramente, tra virgolette, un senso dal punto di vista collezionistico e un po' più rare da trovare, quindi un gran, gran bel andare. Ragazzi, questo qui è l'ultimo pacchetto di questo video, perciò di nuovo vi rinvito, mentre andiamo a vedere le carte che troviamo, a mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale, seguirmi anche su Instagram, entrare sul gruppo di Telegram con il link in descrizione. Ragazzi, abbiamo un'altra CHR, quindi abbiamo trovato senz'altro più della media che ci aspettiamo da questo box. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, mi raccomando, se volete spacchettare anche voi VMAX Climax, passate sul Davizar Store con il codice DAVIZAR5 per accaparrarvi questo fantastico set speciale giapponese. Vi ringrazio ancora per la visione e ci vediamo alla prossima.